Benvenuti in questa nuova puntata di Performance PPC Show. Vi presento Fabio e Luca Facin, creatori di Performance PPC, Performance Go, Remote Project Management, Fatti Valere, percorsi di affiancamento di consulenza e informazione in ambito marketing e management per lo sviluppo del business digitale. Sono autori del libro Sognavo la libertà e Remote Project Management. Buona visione! Benvenuti, benvenuti a tutti in questa nuova puntata del Performance PPC Show. Vediamo se aspettiamo qualcuno. Siamo come sempre in diretta nella pagina Performance PPC e nel mio profilo personale. Ciao a tutti, benvenuti. Giovedì, primo luglio, ormai stiamo facendo il giro di boa con le live. Penso che questo sia proprio il giro, Fabio. Abbiamo fatto un anno di live. Sì, no? da giugno 2020, un anno, quindi sono 54 giovedì consecutivi, con 52 giovedì consecutivi che andiamo in live. Direi che insomma la costanza inizia ad esserci. Sì, dai, siamo stati bravi. Sono le 13.04, unitevi a noi e condividete questo video perché oggi abbiamo un ospite d'eccezione. È tornato a trovarci un esperto di pay per click, quindi oggi parliamo di pubblicità, il nostro, la nostra expertise, okay? Il nostro argomento principale. Parliamo di pubblicità online proprio specifica, in Google, in Facebook, in LinkedIn, ovunque, qualsiasi canale vogliate. Abbiamo chiamato un esperto. Sì. Condividete prima di dirvi il nome, non lo dirò finché non condividete questo video. Bravi, vedo che sta. Parliamo di pubblicità perché questa settimana, come sapete, in queste settimane stiamo pubblicando i nostri manuali. Un manuale ogni settimana, e questa settimana, dopo il grande successo, abbiamo avuto 14-15 recensioni del manuale della strategia di marketing della scorsa settimana. In questa settimana sarà in lancio il manuale del pay per click, okay? Dell'online advertising, quindi della pubblicità online. E vi metto, Youssef metterà il link qui in basso sotto i commenti, e potete acquistarlo questa settimana a 89 centesimi l'ebook e 4 euro il cartaceo, quindi in offerta lancio. E in più, per chi lascia la recensione, riceverà in regalo una parte dell'evento Vendere grazie a internet che abbiamo fatto a febbraio e che ha un valore di 199 euro. Quindi con 4 recensioni per tutti i 4 manuali che pubblicheremo da qui alle prossime settimane avrete l'intero evento, lasciando la vostra recensione in Amazon. Io ce li ho già a casa, quindi ho già l'evento, mi stanno arrivando tutti i vari scatoloni, e fatevi la collezione, dai. Con tutta la collana è come avere un corso di marketing intensivo, ci dicono chi li ha già letti, quindi mi fa piacere. Ordina subito il libro giallo, ok? Quindi vediamo se... Il libro giallo. Yes. Quindi abbiamo anche inviato l'email e direi che possiamo iniziare. Quindi vogliamo fare due chiacchiere con un nostro collega, amico, esperto appunto di advertising online, è un consulente di Google Ads e Facebook Ads, quindi super super esperto di tutto quello che è il mondo dell'advertising. Ciao Lorenzo, già preso e divorato, perfetto. Infatti ho visto che hai anche lasciato la recensione, dovresti avere la seconda parte di Vendere grazie a internet sbloccata, e grande, continua a seguirci. E quindi guardando tutti i nostri materiali, anche i corsi, quindi bravissimo. Poi ci sentiremo. Quindi metto anche il banner. E quindi appunto parleremo un po' dello stato dell'arte oggi sull'advertising, com'è cambiato negli ultimi anni fare advertising online, tra cookie e comportamenti degli utenti, perché i veri cambiamenti sono dal punto di vista tecnico con la privacy, con iOS 14, eccetera, eccetera. Nuove funzionalità di Google, e ci spiegherà tra un po' il nostro ospite, e anche dal punto di vista poi dei comportamenti degli utenti, e è cambiata anche la parte strategica,
come ci si approccia all'advertising online, alla pubblicità in Facebook, in Google, e parleremo proprio di questo, quindi, con Giuseppe Scollo, che faccio entrare. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, come stai? Ragazzi, è un piacere, molto bene, è un piacere, un onore sempre essere qui, è un po' che non ci si vede qua online, offline diciamo che qualche volta siamo visti, qua online è un po' meno. Io sto bene, non mi lamento, sto morendo di caldo, purtroppo per della stanza ho costretto a chiudere tutto, infatti vedete le gocce di sudore che piovono, e sono felicissimo di parlare con voi di pay per click, strategie digitali e le continue evoluzioni che abbiamo nel nostro mondo, dove non si finisce mai di imparare. Già, e di evolvere. Ma prima una cosa molto importante, la pesca la stai continuando questa tua passione o per... La sto continuando, ma è un po' mediata da un'altra passione più importante, sono neopapà da 4 mesi e mezzo, e quindi diciamo che è applauso. Meno scarso del solito. Immagino alla mia piccolina, però sì, comunque nei ritagli di tempo, nell'oretta quando riesco, è molto piacevole. Tra l'altro in questo periodo dell'anno abito molto vicino al mare, praticamente sono a 50 metri dal mare, e quindi è un piacere, grazie Giuseppe, e quindi è un piacere quando si può andarsi a fare un giretto al mare. Sì. Poi non è una pesca normale, cioè lui andava sott'acqua con un fucile, con l'arpione, quella cosa lì. Sì, non è la pesca, la canna da pesca. Devo venire. Ho 3 persone siciliane da andare a trovare, tra cui tu. Quindi ho più di un motivo per venire in Sicilia e vediamo se riesco a passare nei prossimi. I prossimi mesi, farebbe proprio piacere. Non ho mai visto la Sicilia. Ok, allora direi slogan pubblicitario: venite in Sicilia, si mangia da Dio, le spiagge migliori del mondo, relax, il posto migliore per fare le proprie vacanze. Tra l'altro la tua storia, la storia di Giuseppe è interessante, no? Perché hai fatto un trasferimento importante, eri a Milano tu per anni. Non so se vuoi raccontare. Lo racconto velocemente, anche qui 2 parole. Io ho fatto l'università a Milano, ho cominciato a lavorare lì, ho fatto 20 anni a Milano, praticamente a un certo punto non ce la facevo più, Milano mi stava stretta, anche alla modalità ero dipendente di un'azienda, quindi andare a lavorare tutti i giorni, eccetera, eccetera, non mi andava. Diciamo che la soluzione è stata diventare un freelance, ma soprattutto ritornare in Sicilia e poter gestire il mio tempo e soprattutto poter star vicino ai miei cari, cosa non un cambio sì. Totale, piccolino cambio. Piccolissimo, ma devo dire che lo rifarei senza dubbio, senza ombra di dubbio. Per chi è contro lo smart working, no? Perché pensa che smart working significhi lavorare per forza di cose a casa, rinchiusi. In realtà smart working è questo, scegliere di vivere dove si vuole, dove più si sta bene. E quindi complimenti Giuseppe per questo tuo percorso. Allora, di cosa ti occupi tu nello specifico in particolare? Così ci iniziamo a presentarci ed entrare nel vivo. Ciao Elena. Scusa, io chiedo a Giuseppe se si può alzare un po', ti sento un po' basso. Adesso che entriamo nel vivo. Prova ad avvicinarmi al computer. Così forse un po' meglio. Il mio faccione fa un po' paura, il mio faccione vicino. No, va benissimo. Un microfono. No, tanto è una finestrina piccola, quindi... Ok. Mi sentite bene così? No, stavo dicendo, sostanzialmente mi occupo di pay per click, cioè mi occupo della parte di advertising relativamente alle piattaforme pubblicitarie pay per click, quindi Google Ads e Facebook Ads in primis, ma anche piattaforme meno conosciute, magari come non so... meno conosciuto relativamente, magari ho fatto un po' di LinkedIn Ads, qualche cosa su Amazon Ads, però principalmente il 95%
del mio fatturato riguarda principalmente campagne pubblicitarie e soprattutto anche consulenze, perché mi occupo anche di una parte di formazione e consulenza, che è una cosa che mi piace tantissimo fare, e quindi dare la possibilità alle persone di magari aumentare il loro livello, diciamo, di esperienza, perché secondo me è vero che corsi ti aiutano eccetera eccetera, ma arrivi a un determinato punto dove devi avere a che fare con una persona esperta che ti spiega come smarcare un determinato punto. Anche sì, certo. E quindi diciamo che appunto Giuseppe si occupa di tutto quello che è la parte di pubblicità, cioè tutto quello che serve per dare visibilità a un messaggio, a un prodotto, quindi la parte proprio di fondamentale, l'ultimo tassello, l'ultimo anello della catena. E ne stavamo parlando anche prima, perché alla fine è un po' facciamo la stessa cosa, siamo nati entrambi così, advertiser, entrambi da Google, quindi eravamo focalizzati solamente in Google Ads, campagne pubblicitarie in Google, poi per forza di cose l'evoluzione del mercato ha fatto sì che bisognava concentrarsi anche su altre piattaforme, e in particolare Facebook e Google. E ne parlavamo appunto prima, e abbiamo notato entrambi dei cambiamenti negli ultimi anni, no? Cioè, tu che cambiamenti hai notato nell'ambito del pay-per-click negli ultimi anni, come è evoluto secondo te anche l'approccio alle campagne di advertising online? Ma fondamentalmente, allora, prima contava di più la capacità di saper fare la campagna, cioè fare una campagna fatta bene in termini tecnici, quindi con le conversioni settate, con gli annunci scritti in un determinato modo, con la creatività fatta giusta, con il pubblico giusto, ottenevi ne 9 casi su 10 quasi sempre dei risultati. Chiaramente chiaramente l'evoluzione del tempo, anche la pandemia ha contribuito a portare nuove persone online, aumentando la concorrenza, e non ci dimentichiamo, i sistemi sono diventati sempre più bravi a produrre risultati, le piattaforme sono molto spesso in grado di produrre risultati da solo. Questo, diciamo, che ha spostato, diciamo, l'ago della bilancia dalla parte tecnica a tutto quello che c'è prima della parte tecnica. Tu prima mi hai illuminato, tu parlavi dell'ultimo tassello, e questo rende proprio bene l'idea. Noi siamo l'ultimo tassello, ma se tutto quello che hai costruito prima, soprattutto oggi, non è fatto bene, cioè non hai un buon prodotto, non hai fatto un'analisi dei tuoi potenziali clienti, non hai fatto un'analisi dei tuoi concorrenti, non sai addirittura chi sono e perché dovrebbero comprare da te e non da altri, non hai un buon prodotto, non hai una buona offerta commerciale, non sei in grado, tra parentesi, di trattenere i tuoi clienti, perché non ci dimentichiamo un'altra cosa, che il processo di acquisto non finisce con l'acquisto. Questa è una cosa che non mi stanco mai di ripetere, ma la gente molto spesso si dimentica. Nel classico processo AIDA, attrazione, interesse, desiderio e azione, io ci metto una bella F, fidelizzazione, cioè non dobbiamo fermarci all'acquisto. Fidelizzare vuol dire far ricomprare il cliente e far parlare bene di te in modo che altri comprino. Una bella F, fidelizzazione. Sì, assolutamente. Questa è una cosa importantissima. Mi sono un po' perso per strada. Vabbè. In questo processo, chiaramente, oggi conta molto di più della capacità tecnica di saper realizzare la campagna. Se non c'è un processo dietro strutturato e fatto bene da un punto di vista di seguire il cliente, quindi di avere fatte le cose bene, la campagna da sola non basta, anzi molto spesso produrrà pochi se non nulli risultati. Quello che è molto importante è tutto quello che c'è prima di fare la campagna pubblicitaria. E finalmente non siamo solo noi a dirlo, perché mi fa molto piacere che anche Giuseppe confermi questa tesi, perché è così, molti si concentrano sul lato tecnico della campagna come se quello potesse stravolgere un business. Allora noi tutti potremmo essere super ricchi, perché se fosse noi consulenti di advertising online, se fosse quell'elemento, fosse la pubblicità a fare la differenza, potremmo
creare qualsiasi tipo di business e tanto basta fare una campagna Google ben strutturata tecnicamente e vendiamo migliaia e migliaia di euro al giorno di prodotti e di servizi, no? In realtà è indispensabile che la campagna sia fatta bene, che sia fatta con i tecnicismi correttamente impostati, quindi è importantissimo sapere come farlo, altrimenti si rischia di sprecare tantissimo budget. Lo vediamo soprattutto con Google. Sembra tutto semplice, però poi sbagli a impostare una parola chiave, sbagli a impostare una strategia di offerta e bruci migliaia di euro al giorno. Quindi è importantissimo, fondamentale sapere tecnicamente utilizzare gli strumenti, ma non è sufficiente, cioè quello non fa poi la differenza su tutta l'intera strategia. Magari incide sul 10%, ma il 90% dipende da che tipo di prodotto vai a offrire. Se fai una campagna, noi lo diciamo sempre ai nostri clienti, non investire in pubblicità finché non hai un prodotto che sei sicuro che sia voluto dal mercato, che sia di qualità e che sia differente in qualche modo rispetto a quelli dei competitors, e questo prodotto deve essere anche ben comunicato con un messaggio, quindi devi già avere dei contenuti, devi avere un sito web, una landing page ben realizzata che comunichi bene i vantaggi del prodotto, allora poi investi in pubblicità, allora poi la pubblicità ti dà la spinta, ma la sola pubblicità non fa la differenza. E come dicevi giustamente Giuseppe, invece fino a qualche anno fa era diverso, perché io mi ricordo che i primi clienti che seguivo, praticamente su 10 aziende, 9 bastava una pubblicità ben fatta, una campagna Facebook ben realizzata, una campagna Google impostata tecnicamente nel modo corretto, e i risultati arrivavano, perché c'era meno concorrenza, gli utenti erano meno consapevoli, eccetera, eccetera. Cioè, i comportamenti online erano diversi. Oggi, invece, questo non basta più. Bisogna ragionare sulla strategia. Ormai è una cosa unanime. No? Cioè, ci arriviamo... quando ogni volta che parlo con un professionista bravo, arriviamo sempre a questa conclusione, anche se non ci sentiamo da mesi o da anni. Quindi siamo arrivati lì tutti. Tra l'altro questa cosa sarà sempre di più, perché l'utente sarà sempre più informato, i mercati saranno sempre più concorrenziali e competitivi, i costi pubblicitari chiaramente aumentando la concorrenza aumenteranno, e quindi se prima magari una campagna pubblicitaria andava facilmente ROAS, oggi se non c'è quell'approccio dietro di cui parlavamo prima, mandarla in ROAS diventa notevolmente complicato. Aggiungo un piccolo pezzo, che è l'argomento a fare, diciamo, ad astare ancora l'asticella. Si c'è messo, prima ci si sono messi i browser con i cookie, poi ha preso questa palla al volo Apple e ne ha fatto il proprio quasi brand positioning, ne ha fatto. Io sono il marchio che tutela la privacy degli utenti, a differenza di tutti gli altri che vogliono vendervi prodotti e servizi che non vi servono a nulla. Comprate Apple e sarete protetti dalla privacy. E non è finita qui, perché da qui, con la battaglia contro Google e con la battaglia su Apple, siamo arrivati pure al povero Google, che, ricordo, lavora tantissimo coi cookie e quindi si è trovato a dover mettere una pezza a questo sistema, perché praticamente con un'attenzione sempre maggiore degli utenti alla privacy, pensiamo allo scandalo secondo me di Cambridge Analytica, che ha dato forse, non che, attenzione, Cambridge Analytica è una stupidaggine, una boiata commerciale, passatemi il termine, però ha acceso il faro sul fatto che oggi i dati degli utenti erano troppo facilmente recuperabili e quindi chiunque faceva quello che voleva. GDPR e quant'altro hanno provato a mettere delle pezze, però purtroppo secondo me ad oggi sono abbastanza inefficaci, nel senso che la stragrande maggioranza dei siti ancora ad oggi utilizza cookie di terze parti, fa quello che vuole. Allora ci ha pensato primo Firefox, o forse un altro, ora non ricordo qual è stato il primo browser a prevenire. Magari Internet Explorer, ma non se ne è accorto nessuno, visto che... magari Internet Explorer, però non se ne è accorto nessuno, perché tanto nessuno lo utilizza, quindi...
potrebbe, esatto. Ma non si chiama più Internet Explorer, si chiama Edge. Non Edge. Sì. Ogni tanto mi cambiato tutto perché, ma me ne sono accorto per caso. Poi praticamente ci ha pensato Apple e infine in ultimo ha dovuto sistemare la cosa, tra parentesi, Google. Quindi che cresce, le campagne pubblicitarie chiaramente devono essere fatte benissimo e ci deve avere un approccio di vero marketing prima di fare la campagna pubblicitaria, altrimenti stiamo regalando dei soldi a Google. Esatto, Facebook, quindi comunque noi ipotizziamo di avere un buon marketing, una buona struttura, una macchina che genera contatti e dobbiamo alimentarla con la pubblicità. Quindi adesso andiamo a concentrarci proprio sulla parte anche più tecnica. Luca, cosa volevi dire? Volevo dire una cosa, perché tra di noi, a un certo livello, no, cioè chi lavora con le campagne pubblicitarie, questa cosa è venuta fuori. Quando parlo con Giuseppe Scollo, è da magari 6 mesi che non ci sentiamo, siamo di comune accordo che la campagna pubblicitaria è la punta dell'iceberg, ma non è tutto. Ma il 99,9% delle aziende e delle persone là fuori non l'ha capita questa cosa. Cioè, quello che stiamo dicendo qua non è scontato. Mm-hmm. E ancora stupidamente fanno degli investimenti sbagliati, in campagne sbagliate, prima ancora di capire che c'è la strategia sotto. Io dico, per chi ci segue qua, chi vedete, Laura, Elena, Lara, sono tutti i nostri studenti, e tra l'altro molti di loro stanno facendo un percorso in Operazione K, che queste cose le sanno, e voi siete speciali, dovete rendervi conto di questo, perché io e Fabio, prima di farvi investire in pubblicità, vi abbiamo detto ci sono questi passaggi da fare. Abbiamo fatto un'aula anche lunedì, Giuseppe, tu non lo sai, ma stiamo facendo delle aule assurde con 3-4 ore di lezione con 10-20 persone. Anche stasera siamo stati 4 ore fino a mezzanotte a battere sulla strategia, sul messaggio, sul prodotto, sul prezzo, e dopo passeremo alla pubblicità. Quindi chi ci segue lo sa, è un gruppo d'elite piccolino, fortunato, che lo sa, ma là fuori quello che stiamo dicendo qua, che dice Giuseppe, non è così scontato. Certo. E quindi attenzione anche a chi vi affidate. Ok, Giuseppe, ancora chi è uno di noi. Quindi ancora chi ci affida ad agenzie e non sfrutta al massimo quello che è ad alcune agenzie che non hanno ancora capito loro il vantaggio di utilizzare l'advertising online, che non è semplicemente visibilità, non è semplicemente butto fuori, faccio vedere l'annuncio a più persone possibili, ma siccome sono strumenti tecnologici, permettono di tracciare, bisogna sfruttare questo vantaggio che altri strumenti come la TV, come i cartelloni pubblicitari non permettono, e quindi tracciare il tutto e creare campagne pubblicitarie finalizzate, focalizzate a ottenere un risultato, a ottenere un risultato misurabile, che può essere un contatto, che può essere una vendita, e non solamente le visualizzazioni o i click. E quindi qui, appunto, qui fa la differenza la pubblicità. Quindi se abbiamo anche tutta una strategia ben fatta, un prodotto ottimo, un messaggio ottimo, un'ottima landing page, ma poi creiamo campagne con obiettivi sbagliati, campagne che portano solamente a tanti click, ma non finalizzate all'obiettivo finale, che può essere il contatto e la vendita, allora si spreca solo budget. Giusto, Giuseppe? Guardate, vi porto l'esempio di un commento tempo fa che risposi praticamente, c'era su un gruppo Facebook, che ho portato, non mi ricordo quanto, 1200 navigatori sul mio sito, ma nessuno ha comprato. E quindi? Cioè, qual è? È come se io andassi in discoteca e, siccome per il semplice fatto che io vado in discoteca, automaticamente mi trovo la ragazza. Vado in discoteca, ci saranno 1000 ragazze, figurati se non mi trovo una ragazza. È lo stesso concetto, identico. Basta andare in discoteca per ragazza. Basta portare persone sul sito internet per vendere. Questo è quanto di più sballato ci può essere come concetto. E poi in questi casi possono essere due le situazioni. Uno ha sbagliato a impostare la campagna perché aveva come obiettivo portarti visite e non portarti vendite. E questo fa enormemente la differenza. Quando si va a creare una campagna in Google o in Facebook, bisogna impostare un obiettivo che sia l'obiettivo che vuoi effettivamente raggiungere. Quindi se volevi che queste persone acquistassero dall'e-commerce, l'obiettivo deve essere acquisto dall'e-commerce, non visita il sito. Altrimenti
Facebook ti porta tante visite di tante persone che non acquistano, però cliccano molto gli annunci. O due, potrebbe essere anche che la campagna era correttamente impostata, ti ha portato delle persone in target, ma se non converte, il problema non è la campagna, è proprio il prodotto stesso, che magari non era di appeal, o era uguale a tutti gli altri, o costava di più, eccetera. Quindi bisogna fare un'analisi critica di questo tipo. O per usare un altro che va di moda tantissimo, il sito è talmente lento che prima che carica tu hai comprato già il prodotto da un'altra parte. Anche sì. Sto disattivando i microfoni perché mi dicono che c'è un ritorno, forse è sul mio, perché a volte succede che non so perché quando parlo io c'è un ritorno, però vabbè, disattiviamo quando parlano gli altri, ok. E per quanto riguarda, per fare una breve, visto che abbiamo parlato del discorso privacy e cambiamenti che ci sono stati, Apple, e in molti magari hanno sentito questa cosa, però non hanno capito bene che cosa significhi, cosa bisogna fare. Se vuoi, Giuseppe, dire proprio in due parole semplici che cosa è successo dal punto di vista di Facebook con iOS 14 e poi anche queste novità che ci accennavi di Google con il browser, Chrome con i cookie, eccetera. Allora, partiamo dal pre-Facebook, cioè da quello che viene chiamato la fine dei cookie. Praticamente a un certo punto, se non sbaglio, è Firefox, decide che i cookie di terze parti, cioè il cookie messo nel mio browser da un altro dominio, da una piattaforma pubblicitaria, quale può essere Facebook, Google Ads, non vanno più bene. Io, se sto navigando sul sito, faccio un esempio di Tecnocasa, devo mettere il cookie di Tecnocasa di prima parte. Facebook non ci può più mettere il suo cookie, è lo stesso Google. È partita questa crociata perché sostanzialmente con i cookie di terze parti e con i dati degli utenti ogni browser faceva quello che voleva. Questa cosa è piaciuta alla Apple, che l'ha replicata sul suo Safari. Ma la vera differenziazione, cioè Apple si è accorta, appunto questa secondo me è una trovata di marketing geniale, che gli utenti in questo momento sono molto attenti alla privacy e quindi un utente medio che diciamo è poco conosce queste cose, se si trova un marchio che gli difende la privacy in un momento molto caldo come questo, diventa sicuramente un fattore di appeal. E allora che cosa ha deciso? Ha deciso col nuovo sistema operativo di impedire tutti i tracciamenti delle app all'interno dei sistemi operativi iOS. In pratica, al di là dei cookie, quando noi clicchiamo su un ads su Facebook e abbiamo un sistema operativo, praticamente diciamo che l'ID di Giuseppe Scollo, quindi D19427 eccetera eccetera, ha cliccato su quest'ads e viene registrata dai sistemi di Facebook. Apple ha deciso che questa cosa andava eliminata, quindi il click non è più tracciabile dai sistemi Apple. Che cosa succede oggi nel mondo? Io vado su Analytics, vedo quanti utenti Apple ho nel mio sito e quanti utenti, diciamo, di altri browser. Oggi gli utenti che usano Apple, l'85% perché è una stima, non consentono il tracciamento e quindi io mi perdo tutti quei dati. In pratica, quindi in un business in cui magari ho tanti utenti Apple, questo rappresenta un grosso problema, mentre un business che ancora fa affidamento su Chrome e quindi su utenti diciamo Android, ancora oggi non rappresenta un grosso problema. Perché dico ancora oggi? Perché il bello deve ancora venire e da pochissimo Google ha rilasciato il Consent Mode. Premessa, anche Google si è reso conto che la privacy per gli utenti è importante e soprattutto tra grossi attori quali Google, Apple, Facebook, eccetera, eccetera, non si ha preferito scegliere la parte, diciamo, di colui che vuole proteggere gli utenti e quindi ha deciso di utilizzare questo concetto, di realizzare quello che viene chiamato Consent Mode. Ora mi perdoneranno i più tecnici di me se provo a farla nel modo più semplice, magari la semplifico troppo. Nessuno più tecnico di te. C'è nessuno più tecnico. Qualcuno che ci ascolta che ne sa un po' più di noi, c'è sempre qualcuno che ne sa più di noi. Comunque la provo a fare semplice. In pratica ha realizzato due praticamente attivatori specifici che consentono, collegati a strumenti
per la gestione praticamente del consenso dei dati, quindi Cookiebot, Uband, eccetera, eccetera, di attivare o non attivare il consenso. E questi sono facilmente gestibili tramite Google Tag Manager. Quindi io in questo modo collego la mia privacy tramite Uband, Cookiebot o magari fatta ad hoc da un programmatore a questi attivatori, e l'utente quando arriva sul sito sceglie se attivare o non attivare il tracciamento dei propri dati. Questo perché? Perché oggi cosa accadeva soprattutto su Chrome? Che tantissimi di noi cliccavano non accetto, o ancora prima di cliccare accetto o non accetto, ma io che ho il pixel di monitoraggio attivo vedevo che prima di cliccare già il pixel era attivo. Quindi cosa accadeva? Nonostante c'era Uband o Cookiebot eccetera eccetera, i browser continuavano a tracciare. Con questo sistema Google dice la privacy degli utenti è importante e io ti permetto di scegliere se tracciare, permetto all'utente davvero in modo semplice se tracciare o non tracciare questo dato. Questa cosa però Google la sfrutta a suo vantaggio, perché da un lato permette di rispettare la privacy dell'utente, ma dall'altro lato non vuole neppure perdere il potente mezzo di tracciamento pubblicitario. E allora ha inventato, cioè ha studiato un sistema, se non sbaglio si chiama Flock, che consente comunque il tracciamento di una parte degli utenti. Google parla ad oggi del 75% delle conversioni, che ti riassegna anche senza un tracciamento one to one. In pratica 100 utenti arrivano sul sito, di questi 50 ti danno l'ok e quelli avremo il dato puntuale delle conversioni, 50 ti negano il consenso, ma tramite questo sistema Flock Google è in grado di risalire al circa il 75% delle conversioni fatte da questi utenti. Questo significa che una parte piccola comunque verrà persa, ma una buona parte comunque ce l'abbiamo, meglio che niente, e soprattutto viene rispettata veramente la privacy dell'utente. Se cioè l'utente ha detto consenti sarai tracciabile, se l'utente ha detto non consenti sarai tracciabile. Però anche qui sorge un piccolissimo, sorge un piccolissimo problema. Quando Google ha presentato questo sistema per eliminare, diciamo, il tracciamento attuale che c'è su Chrome con i cookie di terze parti, non tutti gli attori coinvolti sono stati felicissimi, perché Google comunque era in grado di tracciare, gli altri no. E in particolar modo l'associazione che rappresenta WordPress, adesso non ricordo come si chiama, se non sbaglio anche Amazon, non sono d'accordo con questo sistema e addirittura gli impediranno di utilizzare questo sistema. E quindi Google ha rinunciato praticamente, in attesa di futuri sviluppi, al ritiro dei cookie che era annunciato per il 2022 e lo ha slittato al 2023. Questo significa per le nostre campagne pubblicitarie che ancora per tutto il 2022 potremo fare affidamento sui cookie di Chrome. Chiaramente fino a prova contraria, perché Google si alza la mattina, gira le levette e ci cambia tutto. Però ancora per il 2022 potremo fare affidamento ai Chrome. Scusate se sono stato forse un po' troppo prolisso. No, sei stato completo. Quindi quando qualcuno ci chiederà qualcosa su questi argomenti, linkeremo questo video. Volevo per completare, specifichiamo, i tracciamenti comunque che ci sono fino adesso, giusto? Mi confermi alla fine, Giuseppe, sono in forma anonima, cioè comunque il browser sa che il tuo computer ha visto certi contenuti e di conseguenza le campagne pubblicitarie ti proporranno dei contenuti ad hoc per te, ma non è che chi fa la campagna pubblicitaria ha i nomi di chi ha visitato il sito. Almeno ufficialmente non ce li dovrebbe avere nemmeno Google e Facebook, giusto? Però poi non si sa loro che cosa fanno. È vietato collezionare. Se per esempio io creo una dimensione personalizzata, per esempio su Google Analytics, e mi porto dentro una mail, questo viola le policy di Google Analytics e il rischio è che mi bannino da Google Analytics. Quindi certo, stiamo parlando di non tracciare il mio comportamento, non il mio nome legato a quello che faccio in verità. Ok, no, volevo che fosse chiaro perché ho detto forse mi sono perso qualche passaggio io. Bene, che poi
io non sono un giornalista, quindi io dico le mie opinioni. Io odio dover dare l'ok sui cookies. Cioè, da quando è venuta fuori quella cosa lì, se me la tirano via e mi tracciano sempre, sono contento, perché voglio che mi mostrino le pubblicità di quello che mi interessa. Quindi io sono stra a favore di tracciamenti, non perché ci lavoro, ma perché non è un finto problema. È come quando è uscito il discorso che WhatsApp traccia i dati, tutti a scappare via da WhatsApp, invece ci siete ancora dentro. E WhatsApp, il danno maggiore che ti fa non è il tracciamento dei dati, è il tempo che ti porta via per i messaggi di tanti auguri di buon compleanno, diciamocelo. Quindi è un problema sentito dalla massa, che per carità bisogna considerarla, però se io devo dire la mia, e la dico perché questo è il mio show, e dico le mie, voglio che voi mi conosciate per come la penso, io la penso così, cioè la trovo una cosa veramente sciocca alla fine. Comunque poi si sa che quello che fanno Google e Facebook dietro noi non lo sappiamo, quindi... Per carità. E poi comunque dal lato dal punto di vista professionista, imprenditore, dal mio punto di vista non vale nemmeno la pena stare dietro a tutti questi cambiamenti, noi ci dobbiamo concentrare su quello che possiamo controllare, quindi oggi com'è la situazione? Così? Benissimo, si fa così e bisogna concentrarsi più, come abbiamo detto prima, sulla strategia piuttosto che poi diventare matti a star dietro a tutte le ultime novità, è utile conoscerle. Ma finché non sono effettive, insomma, bisogna dedicare l'energia a quello che si può controllare, a quello che è la situazione attuale, quello che penso io. Anche perché, giusto Giuseppe, noi come PPC Specialist dovevamo morire con l'intelligenza artificiale, invece in un anno sono successe tante altre cose. L'intelligenza artificiale ha dovuto combattere con la privacy e al momento... pare che stia prendendo degli schiaffoni dalla privacy, però stiamo a vedere quello che succede. Tutt'oggi l'intelligenza artificiale rappresenta un punto saldo delle nostre campagne, una cosa che ho visto. Cioè, se voi pensate a 2-3 anni fa, quando parlavamo di dare, diciamo, in outsourcing a Google, dici, questo è l'obiettivo, fai tu. Cioè, io gli ho detto, siete pazzi. La campagna la gestisco io. Oggi ci sono tantissimi esempi, un esempio sono le smart shopping, che ottieni i risultati con una facilità disarmante, però anche lì a questo punto lo scopo del consulente pubblicitario deve essere quello di andare un po' oltre. Cioè, tecnicamente Google è bravo a ottenere risultati, ma tu devi essere bravo a lavorare dietro alla campagna di marketing, al posizionamento, a quali prodotti puntare, al pricing. Quindi diciamo che si sposta un po' dalla tecnica alla strategia, e questo secondo me è quello che dobbiamo fare nel futuro, a partire anche da oggi. Sì. E lì c'è intelligenza vera, più che c'è tanto lavoro da fare anche. Vero, vero. Io volevo fare una domanda però un po' più, come si dice, sì, strategica forse, però so che è una domanda aperta ed è difficile, però io provo a chiederlo a Giuseppe Scollo. Quali sono oggi i migliori canali su cui un piccolo business dovrebbe iniziare a investire, secondo te, come risultati? Quali tipi di campagne che testeresti prima? Magari facciamo qualche esempio, so che ogni business è a sé, è diverso, però cosa faresti tu se avessi, facciamo due esempi, un'attività locale, quindi che ha un luogo fisico, e invece un'attività che è digitale, vende consulenza o servizio online, quindi non è legata al locale, ma può andare in tutta Italia, tutto il mondo. Allora, sicuramente sì, è una domanda molto aperta, dovremmo entrare nel merito di esempi concreti, però oggi secondo me un'attività locale, Facebook ti dà ancora oggi una visibilità non indifferente, soprattutto ti permette di contattare le persone molto vicine a te e di avere notevole visibilità. Quindi partirei dalle campagne Facebook. Ho l'obiettivo, dovremmo declinarla un po' di più, sapere che tipo di attività, cioè faccio degli esempi banali, magari ad oggi una ristorazione che ha bisogno di visibilità, quindi delle campagne a interazione ancora oggi potrebbero essere degli ottimi risultati, mentre magari un appuntamento, non lo so, un professionista, magari potrebbero essere delle campagne magari o con messaggio o con raccolta di lead. Cioè, il concetto è questo, lavoro più sulla visibilità o sul servizio, dipende, ripeto, ma dovremmo entrare nel merito.
Mentre per quanto riguarda un business online, partirei con uno dei due canali, quindi o Facebook o Google, dipende quale dal business, principalmente un e-commerce, dipende dalla tipologia di prodotto. Ritorno a un vecchio concetto che forse oggi è un po' superato, però secondo me oggi ribadirlo. Il tuo prodotto viene tanto ricercato online, c'è una domanda consapevole, oppure non viene ricercato online, ma è l'utente che, passatemi il termine, ci inciampa su una tua cosa. Allora, questo potrebbe essere già una prima discriminante per decidere se utilizzare Google o Facebook. Un'altra discriminante potrebbe essere: il tuo prodotto è standard, vendi un prodotto già che vendono tantissimi altri, allora magari shopping, essendo citata tante ricerche di quel prodotto, potrebbe essere ottimo, mentre se il tuo prodotto praticamente lo conoscono in pochi, ancora una cosa nuova, magari a livello di discover potrebbe essere Facebook. Però ripeto, stiamo molto molto generalizzando, la risposta giusta è dipende. Perdonami Luca, devo mettere un dipende anche io. Però hai già dato delle indicazioni interessanti per chi non ha mai studiato sulle campagne online, un attimo si orienta, no? La mia idea era questa, sentire da te un po' di queste conferme, ed è stato interessante secondo me. E Fabio, tu avevi altre domande? Se no, devo chiedere un'altra cosa dopo io. Sì, no, in realtà abbiamo affrontato un po' tutto, e anche il discorso, volevo chiederti i cambiamenti soprattutto su Google Ads, ma vanno, diciamo, sono rivolti al machine learning, quindi all'intelligenza artificiale, oltre a nuove estensioni di annuncio, ad esempio, visto le estensioni di immagini, che sono alcune novità. Poi non so se hai appunto trovato altre novità nell'ultimo anno di Google Ads, anche tecniche, che quindi che hai testato. Pubblicità, nel senso che se volete le novità, più o meno, diciamo, forse in questo periodo sto un po' pieno di lavoro, però generalmente ne pubblico, e Google Ads è un continuo di novità. Sicuramente tra le cose più interessanti ci sono le estensioni di immagine. A proposito di machine learning, si comincia tanto a parlare delle famose campagne Performance Max, che ancora non ho avuto il piacere di utilizzare, ma sarebbero l'evoluzione, quindi una nuova versione, e li hanno chiamate molto Performance Max rispetto alle vecchie intelligenti. Il concetto però è lo stesso. Do a Google degli asset di testo, degli asset di immagine, degli asset visuali, e soprattutto gli do un obiettivo: vendite al mio sito e-commerce. Dopodiché, questo è il budget, qua sono le chiavi dell'account. Google, fai tu. Dai primi test pare che funzionano. Anche qui sono molto dubbioso, ma ripeto, guardando quello che ho visto con le smart shopping, i miei dubbi cominciano a vacillare, nel senso che potremmo trovare grandi sorprese. Sempre tra le cose da riferire c'è il nuovo paradigma di Google, che è quello che ogni consulente di Google ti chiama e ti dice le tre cose da fare nell'account, ovvero hai praticamente messo gli annunci adattabili, perché ormai gli annunci di testo espansi sono sono moribondi. La corrispondenza ormai deve essere solamente generica, però non ti dicono che devi passare la prima settimana a mettere parole chiave negative, chi più ne ha più ne metta, perché se no vendi praticamente banane ma raccogli fiori, rose, cioè trovi un po' di tutto. Però devo dire che dopo un notevole apporto di parole negative, anche la corrispondenza generica fa il suo ottimo lavoro, e soprattutto produce dei CPC bassi. Perché qui è praticamente smart bid, cioè passare al CPA target o a massimizza conversioni. Questi sono i tre mantra che sento ripetere in continuazione quando mi chiama il consulente Google. Ottimo. E allora sì, ok, quindi annunci adattabili, nel senso che appunto non puoi più, cioè soprattutto nei nuovi account non c'è proprio più la funzionalità di creare annunci con titolo 1, titolo 2, titolo 3, voglio che siano questo il titolo visualizzato, ma si danno gli asset, quindi si crea un annuncio adattabile con vari titoli, 10 titoli, 10 varianti di titoli, e Google in automatico li mischia e capisce quale funziona meglio. E per quanto riguarda le corrispondenze delle parole chiave, invece, praticamente frase e esatta alla fine fanno quello che vogliono. Cioè, l'esatta può far attivare anche ricerche
che non sono esattamente come la parola chiave. Quindi l'approccio tuo o che consigli qual è? Quello di mettere tutte generiche o tutte esatte o tutte frase? O ha senso ancora di dire? Qui la risposta al solito dipende, però al di là del dipende, io in questo momento sto usando un approccio di questo tipo. Su account nuovi parto comunque con esatta e generica e addirittura o esatta e frase, ancora a differenza. Parlo degli account nuovi su cui non ho idea di che cosa ci siano nelle query e quindi parto da lì. Cosa succede molto spesso? Ho dei CPC alti, mi trovo subito, e comunque la mia visibilità in termini di impression raggiunte è abbastanza stretta. Passo successivo, passo tutto in corrispondenza generica e, avendo raccolto già un buon set di negative, continuo a completarlo. A questo punto la corrispondenza generica vedo che abbassa di tanto i CPC. Addirittura in alcuni casi ho avuto un mezzamento quasi dei CPC. Ok, ok, interessante, interessante. Quindi parti con esatta e poi le porti a generica. La frase dipende anche, dipende dal caso specifico, addirittura le uso ancora tutte e due in alcuni account. Sì. Però, ripeto, è solo un modo per iniziare. So che domani la corrispondenza generica mi offre dei CPC più bassi e una copertura più ampia. Wow, ragazzi, io questa live obbligherò a vederla a tutti gli studenti di Vitamina PPC. Adesso ve lo scriviamo nel gruppo, la mettiamo anche all'interno di Vitamina PPC, perché Giuseppe ci sta dando delle indicazioni molto innovative, importanti. Poi, tra l'altro, Giuseppe è sempre aggiornato e aggiorna sempre anche chi lo segue, per cui lo potete seguire. Adesso magari poi Youssef metterà il link qui sotto, lo potete seguire nei suoi canali social, perché appunto per rimanere sempre aggiornati anche su questi argomenti più tecnici e fondamentali. Luca, tu avevi delle domande? Adesso, due domande, però intanto ragazzi, prima che Giuseppe Scoglio ti saluti, fate anche voi le vostre domande, chiedete quello che volete su Google Ads, Facebook Ads. Ci state seguendo in tanti dalla pagina di Performance PPC. Io sì, non vorrei, Fabio, stiamo vedendo i commenti, perché vai, controlliamo mettiamo qui i commenti in Performance PPC. E intanto chiedo a Giuseppe, domande dopo che magari ci sono sfuggite, perché ragazzi succede, eventualmente taggate, mi vado a guardare la diretta, è un piacere rispondere a queste domande. Yes. Allora, volevo chiedere una cosa. Hai visto, secondo te, un cambiamento del comportamento degli utenti negli ultimi sei mesi di questo 2021, quindi diciamo verso la fine di questa pandemia, di questi lockdown, adesso che almeno in estate sembra che si stia ripartendo tutto? Hai visto un cambiamento del comportamento degli utenti, delle tue campagne, con i clienti che hai? E poi volevo chiederti dopo una tua visione sul futuro di quella che è la pubblicità online da qua al 2022, quali sono i prossimi step, come andrà a finire questo discorso qua. Allora, una cosa che ho visto addirittura nell'ultimo mese, ma secondo me è proprio lampante, è il fatto che le persone in questo momento si vogliono riappropriare della libertà, quindi stare davanti al PC, comprare online quasi è diventato più pesante. Cioè, ho visto comunque un abbassamento dei tassi di conversione di quasi tutti gli e-commerce. Penso che sia una cosa semplicemente momentanea, congiunturale, cioè hanno riaperto tutto, in questo momento non ci voglio stare più al PC. Settori per esempio come la formazione li vedo in particolare difficoltà in questo momento storico, proprio perché abbiamo fatto un anno e mezzo di formazione, cioè non potendo uscire ti formavi, adesso invece vogliamo uscire. Dall'altro punto di vista invece i ristoranti in questo momento stanno vivendo una nuova vita. Parlavo con un caro amico mio ristoratore che in questo momento, per dire, per la partita dell'Italia di un sabato sera, dove notoriamente lui non avrebbe, diciamo, avuto tanta clientela, invece dice abbiamo fatto un botto astronomico, nonostante c'era la partita dell'Italia, che era una cosa, diciamo, strana. Gli altri anni, durante la partita dell'Italia, non c'era tutto questo affollamento.
Quindi sicuramente abbiamo uno slittamento momentaneo dall'online all'offline, la gente vuole uscire, vuole stare fuori, e soprattutto per business molto online in questo momento è un po' più complicato convertire, magari ragionerei un po' più nella parte alta del funnel, cioè nutriamo di nuovo l'utente, perché tranquilli che adesso con gli sconti per l'e-commerce a luglio che partiamo adesso, e comunque a settembre sicuramente l'online riparte alla grande, e sicuramente il cambiamento avuto in questo anno e mezzo fa diventare sempre di più l'online predominante. Per quanto riguarda questa una cosa, aggiungo un mio commento su questo, condivido in pieno, perché non ci siamo sentiti prima, ma te l'ho chiesto e io riscontro la stessa cosa. Tanto offline adesso, le persone sono stanche di stare, a parte che fuori è estate, bello e caldo, stanche di stare davanti al computer, vanno fuori. Ed è la stessa cosa che abbiamo detto l'anno scorso, me lo ricordo benissimo. Poche persone online, tante aziende che investono, perché adesso sembra che sia riaperto tutto, quindi costi delle pubblicità più alti. E l'anno scorso avevamo consigliato, ok, adesso è il momento di far fruttare le vostre liste, è il momento di mandare mail. E quando invece ci sono tante persone online, meno aziende che investono, allora lì è il momento di investire e fare lead generation. È vero che la formazione ha un momento molto difficoltoso, noi abbiamo avuto un ottimo lancio, ma abbiamo lavorato tantissimo, cioè ragazzi, è stata una cosa veramente eccezionale, quindi sono d'accordissimo con quello che hai detto. Per il futuro invece? Per il futuro io chiaramente questo anno e mezzo sicuramente ha cambiato gli equilibri. Leggevo una statistica di Facebook, l'accelerazione che si è avuta in questo anno e mezzo a livello di persone che compro online la si riassume in 10 o 15 anni. Cioè siamo messi 15 anni per arrivare, non lo so, al 30% degli utenti di quelle studiaggi che compro online, al 60 ci siamo arrivati in un anno e mezzo. Quindi questo cambiamento chiaramente ce lo porteremo online. Ma il vero, secondo me, cambiamento che oggi stiamo affrontando è che l'utente ormai non distingue più l'online dall'offline, cioè l'utente vuole il prodotto e l'utente, lo stesso utente, lo può scegliere offline o online. Dobbiamo fare in modo che la nostra offerta sia sempre più coerente online offline. Questo è il futuro, secondo me. Per grande consiglio. Grande consiglio. Sì, perché non ha più senso dividere online e offline marketing, e uno l'azienda lo deve fare a tutto tondo, deve integrare, infatti anche noi lo faremo, noi stiamo consigliando anche ai nostri clienti attività che vadano ad integrare online e offline, perché ormai non è più il investo in digitale, è investo nell'acquisizione clienti, che comprende anche il canale digitale. Ok, Giuseppe, io direi che abbiamo affrontato un po' di vari temi, non so se Luca tu avevi altre domande. Posso. Per adesso posso, poi che lo ribariamo anche perché sappiamo che sono un po' da fare. Se chi ti vuole seguire, dove ti può trovare? Mi trovate su Facebook come Peppe Pepe oppure Giuseppe Scollo come pagina Facebook. Aggiungetemi come amico come Peppe Pepe oppure seguite la pagina Facebook giuseppescollo.it oppure mi trovate su LinkedIn come Giuseppe Scollo. Abbiamo messo il link di LinkedIn nei commenti. Ok, poi cercate, comunque lo trovate anche in Facebook, taggato anche qui sotto, quindi assolutamente raggiungibile. Seguite Giuseppe Scollo che come vedete è sempre molto informato sul mercato online. Perfetto. Bene, fai complimenti Lorenzo Rettuccia. Sì, ti fa complimenti Lorenzo. Grazie. E veramente grazie, perché ci stava un bel aggiornamento. Ci stava un aggiornamento su tutto questo. E come abbiamo detto, capire come creare campagne pubblicitarie in modo corretto è comunque un tassello indispensabile, altrimenti non si riesce a dare la giusta visibilità a tutta la strategia. E, alcuni non ottengono risultati, ma non si capisce se il loro business funziona o no, perché stanno sbagliando comunque le campagne pubblicitarie. Quindi prima dovete mettere a posto le campagne, ok, sono a posto, adesso puoi testare se la tua idea funziona. E quindi è una cosa che ti inibisce dall'avere successo se sbagli a fare le campagne. Quindi comunque è una cosa
fondamentale. Ti scrive Patrizia Vettor, grazie moltissime, ci date sempre soluzioni a tutti i dubbi. Grazie, certo. Grazie, giriamo il grazie a Giuseppe. Giuseppe, grazie allora e alla prossima. Speriamo di vederci dal vivo, non ci sarai a Rimini per forza di cose tra un paio di settimane. Che grandi feste che abbiamo fatto, perché noi ogni tanto ci trovavamo a questi eventi di settore, facevamo di quelle feste. Magari, magari a dicembre se ci sarà il Search Market. Search di Giuseppe potrebbe essere interessante, magari ci becchiamo. Già quindi avrà quasi un anno tua figlia, quindi magari sarà, potrai dormire un po' di più. Ti scrive Laura Marchetti, grazie per le informazioni tecniche, riguarderò sicuramente la diretta, sì, specie quella parte su Google Ads, riguardatele, ascoltate perché sono consigli molto avanzati e importanti. Okay. Giuseppe, alla prossima e ci vediamo online allora. E per chi vuole seguirti, Giuseppe Scollo, il LinkedIn e Facebook vi può seguire. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe, voi restate un attimo. Ciao Giuseppe. Sì, ricordo tra l'altro che chi vuole imparare a fare campagne online c'è il corso Vitamina PPC, che poi comprende la parte di Facebook con Vitamina F, la parte di Google con Vitamina G. E quindi lì è proprio, sono i nostri corsi tecnici in cui spieghiamo come fare tutto questo, come creare in modo corretto le campagne pubblicitarie online. E facciamo vedere quindi il libro che è in lancio questa settimana, che riguarda proprio le campagne pay per click. E allora vediamo se condivido. Un regalo, abbiamo fatto un regalo. È arrivata la seconda recensione. Ci sarà di Lollo questa seconda recensione. Cosa dici, Fabio? È di Lollo, solo Lollo. Sì, perché Lollo è il nostro inviato speciale che fa le recensioni false. Le recensioni false, ed è lui. Ed è lui. Quindi Lorenzo Rettuccia, che ci dice essere Lollo. Già arrivate due recensioni. Roberta, questo è il secondo libro che compro dei fratelli Faccin, veri professionisti che vanno subito al punto senza usare fronzoli inutili e senza perdere tempo. Autori e marketing man super validi, grazie Roberta. E poi c'è Lollo che attenzione ancora, colpisce. Colpisce ancora. Un'altra perla dei fratelli Faccin, chiaro, diretto e con tanta qualità. Un vero corso di 71 pagine, consigliatissimo. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo. No, ma è una cosa assurda, guarda ragazzi, cioè voi pensate che c'è talmente tanta fuffa online, talmente tanta gente che la racconta, che pensano che noi le raccontiamo, cioè io non so che dire. E poi è stata bella quando Lorenzo ha scritto sono qua, io volevo dire guarda che fa, cos'è, taekwondo, no, Krav Maga, non mi ricordo, è pericoloso il tipo. No, sì, talmente tante che la raccontano che poi non si riesce nemmeno a distinguere chi fa le cose seriamente e chi invece le fa solamente per così. Senza... Perché qua per farvi, noi non ve l'abbiamo raccontato, ma un giorno ve lo racconteremo. Abbiamo fatto una diretta per spiegare come farlo anche voi, però è stato un lavoraccio. E l'abbiamo scritto, l'ho riletto Fabio, l'ha riletto Luca, l'ha riletto una revisione dei libri, l'abbiamo stampato, riletto da stampato, ristampato 3 volte, quindi capite che il lavoro c'è. Se andate a questo link, appunto, potete prenderlo per questa settimana fino a sabato a 89 centesimi, quindi ragazzi, è il minimo possibile. Il Kindle, non si poteva meno. 4 euro il cartaceo. E se lasciate poi la recensione in Amazon, vi verrà sbloccata una parte dell'evento Vendere grazie a Internet. Quindi comprando tutti e 4 i manuali, la settimana scorsa abbiamo pubblicato il libro rosso sulla strategia online. Questa settimana il libro sulle campagne di advertising, quindi più tecnico sulla pubblicità. E poi la prossima settimana ne pubblicheremo un altro e quella successiva un altro ancora, il quarto e ultimo. Quindi vi potete fare... tutto questo, questa collana con 16 euro praticamente e ce l'avete fisici, oppure 3,60 euro se avete 4 ebook, e lasciando la recensione sbloccate l'intero evento che
vale 199 euro. Sono 6 ore di evento di formazione vendere grazie a internet, in cui abbiamo spiegato come si fa oggi per vendere grazie a internet, vendere online. Quindi fondamentale è il corso che consigliamo, diciamo l'evento che consigliamo a tutti per partire, ma anche a chi sta già investendo da tempo e non magari ha visto un calo dei risultati, oppure sta delegando e non sta vedendo risultati, o vuole migliorare, quindi sta anche vedendo risultati ma vuole aumentare i contatti e le vendite online. Quindi, lasciando una recensione per ognuno dei vari manuali, sbloccherai un quarto di questo evento. Quindi direi che come regalo è più che buono, ok? Un win-win, come abbiamo detto l'altra volta. Noi vi regaliamo questo evento e questi libri, praticamente, perché sono veramente in offerta stracciata, e ci teniamo a avere le vostre recensioni, perché possono aiutare a diffondere ancora di più questi manuali e a far capire alle persone chi la racconta e chi invece sa quello che fa. Perché ricordiamo che noi non ci occupiamo solamente di formazione, cioè non siamo dei formatori puri, ma noi prima di tutto abbiamo un'azienda che fa questo, cioè noi insegniamo quello che facciamo. Prima arriva la parte di esperienza pratica su clienti di un certo spessore, come Naturino, come ShadowDAX, come Spreaker, eccetera. Poi spieghiamo quello che apprendiamo dalle esperienze nei nostri corsi, okay? Quindi aiutiamo ancora più persone con la formazione. E questo non è scontato, perché molti fanno solamente formazione senza avere un'esperienza pratica. Tra l'altro ormai abbiamo, penso, più di 10 corsi, cioè c'è di tutto per tutti in qualsiasi situazione, abbiamo un sacco di percorsi, quindi i nostri consulenti hanno da divertirsi per incastrare quello che vi serve di più. Tra l'altro Lorenzo ci dice: ci vediamo alle 18, perfetto, mi ero dimenticato di questa cosa. Mi è arrivato il pranzo, Luca, un attimo solo che vado ad aprire. Tu ok, grande. Allora, ricordo, questa sarà le 18, per chi è in Operazione K abbiamo la lezione. Allora, l'altra volta siamo andati fino a mezzanotte e mezza, no, però io cercherei questa volta di restare dentro le 2 ore. Faremo una presentazione di mezz'ora io e Fabio, in cui vi spieghiamo delle cose innovative, delle cose nuove che abbiamo imparato nelle ultime settimane, che non ci sono nel corso. Abbiamo messo dentro delle cose che vi aiutano a ragionare sulla strategia, e dopo faremo un'ora e mezza in cui ognuno di voi ci fa vedere quello che sta facendo come prodotto, come messaggio, ne parliamo, diamo dei consigli, in modo che definiate alla fine di questo bootcamp, questa sera dovreste avere definito il vostro prodotto, il vostro prezzo, un'idea di messaggio differenziante per essere pronti al prossimo bootcamp. Quindi questa sera dalle 18, ovviamente, per chi è in Operazione K. Altri appuntamenti? Beh, io dal 15 al 17 luglio Fabio torna in Italia, saremo per una settimana, due, non lo so, passa di qua, cioè Fabio è pochissimo qua. Una settimana, ecco, passerà e saremo a Rimini al Web Marketing Festival, chi di voi c'è venga a trovarci, siamo con tutto il team manager, quindi c'è l'Alessia Direlli, per chi ti conosce la conoscerà sicuramente, la Roberta, insomma abbiamo un po' di manager con noi e sarà un'occasione per vederci, stare insieme, vedere che siamo reali, faremo delle foto, far vedere che esistiamo e basta, che dire, è stata una serata di grande valore, una vera guida. Ieri c'era il bootcamp di lunedì e stasera ci sarà la seconda puntata del primo bootcamp, quindi con gli altri studenti. E ci fa piacere, Mary, che sia stato utile. Chiaramente noi vi sproniamo a lavorare, perché avete tutto dentro ai corsi, a massima conversione, a massima persuasione, lo ripeto ancora una volta, lì avete tutto. Non servirebbero nemmeno i bootcamp. I bootcamp servono per fare il punto della situazione ogni 2 settimane, in modo che in un mese e mezzo, 2 mesi, arriviamo insieme a un risultato, però a un traguardo, diciamo. Però dovete lavorare per farlo. Quindi se state al passo, studiate e fate le cose che definiamo in ogni bootcamp, allora possiamo arrivare ad avere qualcosa alla fine di questi 45 giorni
altrimenti andrete con i vostri tempi, però comunque dentro ai corsi avete tutto. Sì, il lavoro è quello che c'è tra un bootcamp e l'altro, i 15 giorni e dovete farlo. Cioè, il bootcamp non è una consulenza uno a uno, lo dico perché c'è stata un'incomprensione. Non possiamo dedicare un'ora tutta a voi, se no venite in consulenza. Ci sono circa 10 minuti. Ci sono circa 10 minuti in cui controlliamo quello che stai facendo e ti diciamo che cosa fare, che quello possiamo fare. E chiaramente fate 7-10-15. Sara, allora, per questa sera non serve la landing page, quello è il secondo appuntamento che sarà tra 2 settimane. E stasera vedremo la strategia, quindi vi consiglio di guardare le lezioni 2.2 e 2.3 di massima conversione, in cui parlo del prodotto di front-end, e quindi perché stasera parleremo, praticamente dovremo definire il vostro prodotto di front-end, quindi il prodotto principale della campagna. Ogni campagna di marketing deve essere focalizzata su un prodotto. Cioè, se fai i corsi, se fai i massaggi shiatsu e massaggi di non so, di un altro tipo, non mi ricordo qual era. Era una parola giapponese che non ricordo più, perché massaggi shiatsu, massaggi tantra, mettiamo, non puoi fare una campagna per raccogliere il pubblico per entrambi le tipologie di massaggi, devi focalizzarti su uno. Quindi definiremo il prodotto e poi il magnete da utilizzare per ottenere i contatti interessati poi a quel prodotto. Quindi questo sarà più lato strategico. Studiate le lezioni 2.3 e 2.2, dice Luca. Aggiungo che la parte più interessante di queste serate è sentire gli altri, perché noi vi mischiamo apposta, dividiamo anche in base al business. Ma sentire le idee degli altri, magari applicate un altro settore, portate nel vostro, può essere una grande innovazione. Cioè, sfruttate tutte le 2 ore per ascoltare anche quello che diciamo agli altri, ma anche quello che gli altri dicono a noi. Perché magari portato da voi è quello che fa la differenza. Ed è lì il valore aggiunto rispetto a essere da soli tra Luca e Fabio e voi. Ok? Lì siete insieme ad altri imprenditori. Siete tutte bellissime aziende, quindi... Cioè, sentite le idee degli altri, e tra l'altro potete anche interagire e dare la vostra opinione. E si possono fare 2 campagne separate? Sì. Però diciamo che l'importante è che tu abbia le risorse per concentrarti su entrambe. Esatto. Roberta, ok, pubblicherete questa diretta? Diretta nel canale YouTube la potrai trovare, e anche nella pagina Facebook. E poi la inseriremo in Vitamina PC, e noi lo diciamo sempre, ma prima o poi lo faremo, queste dirette poi le toglieremo da pubbliche, perché anche oggi Giuseppe ci ha dato degli spunti e ci ha detto delle informazioni che si trovano nei corsi a pagamento, per cui queste dirette poi le potrete trovare comodamente all'interno dei corsi. Ad esempio, questa andrà solamente in Vitamina PPC, perché è relativa a quell'argomento. Quando facciamo una diretta relativa a, non so, come creare un prodotto online, andrà in Antidoto. Quando faremo una diretta sul copywriting, andrà in Massima Persuasione. Quindi dai vostri corsi, nella sezione dirette, potrete trovare comodamente tutte le repliche delle dirette. Perfetto, Mary dice infatti, è verissimo, si possono prendere tante idee dagli altri. Esatto, proprio quello è il pro principale del bootcamp. Perché abbiamo messo nella stessa aula, c'era chi stava iniziando, ma anche chi era veramente un VIP, chi aveva un business grosso. Quindi voi sentite anche altre opinioni che magari vi fanno fare il salto. Quindi assolutamente... Okay. Allora, per chi è iscritto al bootcamp ci sentiamo stasera, poi per gli altri, ragazzi, ieri abbiamo fatto una call con il team e ho una lista incredibile di idee e ci saranno tante tante novità nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e per cui continuate a seguirci, perché veramente non ci fermiamo mai e vogliamo sempre portare innovazione in questo settore e aiutare sempre più persone, per cui... continuate a seguirci, ci saranno altre novità. E tra l'altro, appunto, per chi fosse ancora interessato ai vari corsi, massima conversione, massima persuasione, Vitamina PPC, eccetera, vi ricordo che nel nostro sito performancepbc.com, nella sezione percorsi formativi,
trovate tutti i corsi e potete chiamare il numero verde 800-926-118, giusto? Sì, 118, sì. E per parlare gratuitamente con la telefonata è gratuita, sì. E potete parlare con i nostri consulenti Davide o Federico, oppure sotto ad ogni pagina c'è il bollino arancione e potete richiedere di essere richiamati da lì. Quindi se volete appunto accedere alla formazione potete contattare i nostri consulenti che sono disponibili. Sara dice: ho due lavori completamente diversi ma che si possono unificare, quindi sono un po' confuso su quale fare. Questa sera vedremo proprio questo, Sara. Cioè, questa sera proveremo a rispondere a questi dubbi, a darvi una direzione, ok? In modo da potersi concentrare su qualcosa, perché bisogna concentrarsi su un'attività. Il mio lavoro è real estate e l'altro è coaching. Quindi ti faremo delle domande per capire su quale concentrarti. 6:20, ok? Quanti siamo questa sera, Luca? Tanti, no dai. Vediamo, adesso vi dico l'ultimo aggiornamento dell'aula. Credo che saremo in 9:10. Ok. Comunque sì, no, diciamo no. due ore e mezza dovremmo farcela, dalle 6 alle 8. Saremo in 9. Ok. 9 studenti. Più c'è il nostro team che assiste. Ok, voi prenotatevi già per tutti i bootcamp, eh? Ora vado, grazie Yusef di averci supportato per tutte le live, pubblicato tutti i link, quindi trovate tutto in descrizione. Iscrivetevi al canale YouTube se non siete ancora iscritti, quindi vai in YouTube, cerca Performance Paperclip e iscrivete al canale YouTube, lì trovate le repliche delle dirette e altri video esclusivi, quindi seguiteci su YouTube. Ricordiamo sempre, siete una community esclusiva, continuate a seguirci, differenziatevi dagli altri, prendete quello che diciamo, mettetelo in pratica e vedrete i risultati. Ok? Vi salutiamo. Ciao a tutti, buona serata e ci vediamo giovedì prossimo, per chi non è nel bootcamp, per la prossima puntata del Performance PPC Show.